I muri e cancelli che impedivano il collegamento di Via dei Muratori a Via degli Artigiani sono stati finalmente abbattuti dopo una lunga vicenda giudiziaria che ha visto il dottor Aldo Musti, uno degli imprenditori della zona industriale di Via Foggia, vincere tutti i ricorsi contro il comune per il riconoscimento di una viabilità prevista normativamente addirittura dal 1971. Una battaglia a suon di carte bollate durata anni per riaprire una strada pubblica che consentirà di riunificare agglomerati della zona industriale, sino ad oggi separati dalla presenza di manufatti abusivi. La creazione di un'arteria parallela a Via Foggia, spiega Aldo Musti, era diventata quanto mai necessaria per dare un nuovo sfogo all'intenso traffico veicolare della zona. È sufficiente solo che il McDonald's metta delle offerte sui panini e Via Foggia diventa bloccata a tutti, autoambulanze e anche alle stesse polizie locali, che a volte chiamati per sbloccare la strada lasciano la macchina a 500 metri perché è tutto bloccato. Quindi qualcuno deve capire che la nostra lotta degli artigiani della zona merceologica non è solo per avere una strada, è per portare avanti quello che ci dicono dall'alto, cioè la sicurezza nelle aziende. Se dovesse arrivare qua una pompieri, autoambulanze, non possiamo essere legati da un'unica strada che ci blocca e ci lega. Quando andiamo a pranzo alle ore alle 13 è la corsa del furbetto, chi ci deve passare a destra e a sinistra, perché ci sono file interminabili. Gli abbattimenti dei manufatti abusivi presenti nella zona merceologica di Via Foggia non termineranno con i lavori di questa mattina, promettono dall'amministrazione comunale, il cui prossimo impegno sarà quello di approvare il progetto definitivo esecutivo per il completamento di tutte le opere di urbanizzazione, in modo da rendere l'area sicura e libera da abusi di ogni genere. Ho deciso di abbattere questo muro, di abbattere questi due muri, davvero con grande determinazione, perché ritenevo che le giuste cause di Aldo Musti fossero riconosciute, anche perché Aldo Musti le ha vinte tutte le cause contro il comune. Io non ho mai capito perché non si abbattessero questi due muri. A dispetto di chi oggi, a dispetto di chi, non avendo titolo ad impedire che ciò accadesse, oggi finalmente l'amministrazione comunale realizza questo sogno di Musti, ma che è un sogno di tutte quante le imprese di questo quartiere, di questa zona.